L'11 maggio del 2003, esattamente 20 anni fa, si giocava l'ultima giornata di campionato Serie C2, Girone C. Ad Acireale si stava per scrivere un'inaspettata ma molto entusiasmante pagina calcistica. Per me era un pensiero fisso, l'Acireale Calcio. Non avremmo mai immaginato che proprio quell'anno e all'ultima di campionato, di quel campionato, sarebbe successo qualcosa di inaspettato. L'11 maggio del 2003 avevamo imboccato la strada verso la Serie C1. Con il Foggia in testa alla classifica e quindi neopromosso in Serie C1, si posizionava al secondo posto un Brindisi, considerato da tutti una delle squadre candidate alla vittoria del campionato, nella quale spiccavano nomi di calciatori di categoria superiore. Ma nonostante tutto, concluderà la stagione al secondo posto, alle spalle del Foggia. Resterà comunque memorabile la vittoria per 3-0 nel posticipo serale contro la capolista, allo stadio Zaccheria, sotto una fitta nevicata. Ma questa è un'altra storia. Scorrendo la classifica, al terzo posto c'era la Nocerina, al quarto il Catanzaro e al quinto posto, rimediato all'ultima giornata di campionato, si posizionava proprio l'Acireale, che grazie alla vittoria per 2-0 conquistata al Bruno Nespoli di Olbia scavalcava il Gia Virtus, che perdeva 1-0 al Francione di Latina, posizionandosi dunque al sesto posto, fuori dalla zona playoff. Nel frattempo i nerazzurri erano in festa. Con questa vittoria avevamo raggiunto la matematica salvezza evitando i playout. Così ci trovammo il 25 maggio del 2003 a giocare la prima partita di playoff allo stadio Tupparello. Il finale? 1-0, gol di Maurizio Anastasi, con un tiro dalla distanza al 92esimo fa esplodere lo stadio Tupparello. Così l'1 giugno del 2003 si va a Brindisi, consapevoli che quel Brindisi, capitanato da Giorgio Corona, Cosimo Francioso e l'ex interista Orlandini, erano di un'altra categoria. Dovevano assolutamente ribaltare lo svantaggio della partita di andata. Il risultato fu incredibile, difatti i biancazzurri si portano subito avanti e ad infiammare il pubblico di casa con un bel gol su assist di Orlandini fu proprio Cosimo Francioso. Nei restanti minuti di gara succederà di tutto. Gli 11 Leoni Granata trovano il pareggio al 27esimo col grande Mirko Ventura, che colpirà di testa su un batti e ribatti. Al 45esimo ci penserà l'immenso Maurizio Anastasi, che firmerà la sua doppietta in due partite. Come riporteranno molti giornali di allora, partita sconsigliata ai cardiopatici, perché nei minuti di recupero di questo primo tempo Francioso firmerà la sua doppietta su calcio di rigore e riporterà le squadre in parità. Finisce così il primo tempo sul 2-2. Come ci racconterà poi il direttore generale Pietro Lomonaco, i ragazzi a rientro negli spogliatoi erano carichissimi e stavano iniziando a crederci davvero. Ma nella ripresa, solo dopo 50 secondi, Re Giorgio Corona, con un gol da Cineteca, porta la squadra di casa sul 3-2. Per noi fu il gelo. Con questa maiuscola prestazione la squadra di Mister Giorgini si apprestava a festeggiare, ma le emozioni forti non erano ancora finite, perché al 94esimo il magico Mirko Ventura destinò il Granata alla finale, distruggendo i sogni di gloria agli increduli pugliesi. Quel fatidico 3-3 regalò all'Acireale il passaggio al turno successivo, mentre per il Brindisi sfuma il sogno promozione in Serie C1. Scoppia così in un boato liberatorio tutto il settore ospiti. Ed eccomi qua. Ai tempi ero solo ragazzino, al quale fu vietata dai miei genitori la trasferta in quel di Brindisi e dunque anche il privilegio di vivere un'esperienza memorabile. E così mi ritrovai nella mia cameretta, tra gioia immensa, emozioni fortissime e la disperazione per non essere lì. La mia reazione fu così forte che i miei pensarono che fossi impazzito, ma non potevano minimamente capire cosa stesse accadendo nei pressi dello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. L'Acireale
aveva staccato il pass per la finale playoff. Io ci credo, sempre passando Brindisi siamo in G1. E con queste dichiarazioni, il grande Massimo Sciacca, in uno stato di trance, aveva predetto il futuro. Nel frattempo, al Francesco d'Assisi di Nocera Inferiore si giocava l'altro spareggio, Nocerina-Catanzaro. Ferigno al 19° segnava la rete che porterà l'8 giugno del 2003 i giallorossi al Tupparello, per giocare una finale di andata priva di emozioni, ferma sullo 0-0. Ma la magia del calcio si concretizzò proprio al Ceravolo di Catanzaro. Era il 15 giugno del 2003, una splendida domenica alle porte dell'estate, che sarebbe passata alla storia, ma non lo sapevamo ancora. Al solito io ero rimasto ad Acireale e già alle 14 in città c'era un'apparente quiete. Così, munito di bandiera granata, andai a vedere la partita a casa degli zii, perché al gol di Ventura contro il Brindisi distrussi il piccolo televisore che avevo in camera. Inizia la partita e al 39° il gol dell'Acireale, con Orazio Russo che sul filo del fuorigioco effettua un tiro cross dalla destra che, complice il vento, sorprende Gentili e manda la palla in rete, anche se poi Mastro Lilli di testa ribadisce. Apertura sulla destra, in buona posizione regolare di Orazio Russo, ha soprattutto con la giudice, Russo dal fondo, il cross, pallone in rete, pallone in Quattro minuti dopo, Falco riesce a servire Toledo che viene messo giù in aria da Pavarini. Per Mazzoleni di Bergamo non ci sono dubbi, è rigore. Il resto della storia lo conosciamo bene. Pavarini pare rigore e al 76° Suriano, con una punizione da Oscar, la mette all'incrocio dei pali. L'Acireale, come per magia, vince playoff davanti ai 18.000 giallorossi. Lì, allo stadio Ceravolo di Catanzaro, il magico Acireale, guidato da mister Costantini, tornava in Serie C1 nel calcio che conta. In città scoppia una festa incredibile. Quando ti vedo mi fai innamorare, perché se tradisci la faccio passare gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. Con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso, per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo. Corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa, ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta. Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene, o forse non ho il coraggio di capire se conviene. Proverò a cambiare strada grazie a tutte ste parole che mi porteranno altrove, che mi portano da te. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene perché non ti vedo per tutte le